Si è aperta questa mattina a Napoli, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, la Conferenza Internazionale di Pedagogia Critica. Fino al 6 luglio circa 200 tra pedagogisti, educatori, formatori ed operatori da tutto il mondo si riuniranno per discutere di strategie educative che mettano al centro il dialogo e la solidarietà. Promosso dalla Federico II, l'evento prevede seminari, dibattiti e workshop sul tema alternative e resistenza al populismo, sessismo e razzismo ed ha preso il via in città con i saluti del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessora al welfare Roberta Gaeta. È un po' la messa in discussione di un sistema di diritti acquisiti nel tempo, conquistati più che acquisiti nel tempo e che noi dobbiamo difendere sempre di più. Ma come facciamo a difenderli? Lo facciamo attraverso dei percorsi educativi, attraverso la costruzione di reti relazionali, di confronto e anche di connessioni di diverse istituzioni, di diverse realtà con il terzo settore. Oggi quindi c'è una rappresentanza forte internazionale di questo mondo della pedagogia critica e della pedagogia in generale, che rappresenta proprio le fondamenta del cambiamento e della trasformazione sociale.